La presunta amante di Alex Belli continua a mostrarsi in televisione, da Barbara D'Urso, per dimostrare la credibilità della sua storia con l'attore di 100 vetrine, da poco uscito dall'Isola dei Famosi. Come noto, Belli è sposato con sua moglie Caterina, che è andata anche sull'isola a mostrargli tutto il suo amore durante il reality, ma nonostante ciò Noemi continua a sostenere che il loro matrimonio non fosse che una vetrina e che lei abbia avuto una relazione con lui sino a febbraio 2014, fino a quando, paparazzati 2, la moglie di Belli decise di taggarla in un post Facebook in cui non parlava bene di lei, dopodiché la stessa Noemi sostiene di aver chiuso la relazione. Le sue dichiarazioni in studio sono in linea con quanto detto la scorsa settimana e provano a dimostrare la verità di quanto stia dicendo. Passare io per bugiarda, per attrice, nonostante abbia le prove che dimostrano lui mi cercasse, non mi sta bene. Io e Alex dormivamo insieme negli alberghi, ci vedevano tutti. I messaggi di Alex mentre cercava di allontanarmi io ce li ho tutti. Poi la Dabbo, accusata da Caterina di essere solo una che si fa pagare l'affitto con questo accenno di visibilità, racconta anche delle abitudini con Alex e di come queste cose avvenissero alla luce del giorno, senza sotterfugi. Lui mi veniva a prendere, da lì iniziavamo a programmare cosa fare. Quando facevamo le serate, dormivamo insieme nello stesso albergo, nella stessa stanza. È successo tantissime volte. Dormivo anche a casa sua, io di Caterina, in quella casa, non ho mai visto nulla. In quella casa c'era solo una sua foto all'ingresso e un calendario. In bagno c'erano due accappatoi appesi, ma può essere che tu lo tenga per ricambio, non ho aperto gli armadi, ma agli esterni non c'erano né trucchi né altro. La mattina uscivamo insieme, in macchina, in moto, ci vedevano tutti. Io credo che se tu fai sì che queste cose accadano la tua relazione non è reale. Noemi infine rilancia, dopo aver mostrato alcuni SMS scambiati con Belli, affermando di essere in possesso di qualcosa di più scottante. Vorrei dire alla signora Caterina Gabelli e ad Alessandro Gabelli, che magari non ho solo i messaggi, ma anche altre prove, che forse a lui non farebbero piacere. Nel caso in cui Alex voglia fare questo confronto, anche con la moglie, io sarò disposta a parlare con lui e a chiedergli se il nostro rapporto ci sia effettivamente stato o meno. Nel caso in cui dovesse dire no, io sarei disposta a far vedere alcune foto. Anche se si tratta di immagini private. L'attrice di 100 vetrine. Non l'ho mai vista. La D'Urso manda in onda anche una dichiarazione di un'attrice di 100 vetrine, sempre molto vicina ad Alex sul set, che nega assolutamente l'esistenza di Noemi, affermando di non averla conosciuta. Tornata in studio, Noemi conferma di non averla mai vista, ma di aver conosciuto colei che interpretava la moglie di Alex in 100 vetrine. A rincarare la dose in studio arriva la testimonianza di Biagio Danelli, ex grande fratello, che invia un messaggio alla trasmissione diretto alla Dabbo. Nel 2011, cara Noemi, ricordi, iniziammo a frequentarci, dopodiché ci siamo lasciati e mi hai massacrato su tutti i giornali, tempo dopo, dicendo di essere stata con me mentre io ero già con un'altra persona. Adesso stai facendo lo stesso con Alex Belli, situazione nella quale, per di più, c'è anche una moglie di mezzo. Mi chiedo, l'avresti fatto se lui non fosse andato all'isola? Lei risponde, io con Biagio ho avuto una relazione certificata, anche sui social, durata circa un anno, ovvero il tempo in cui io non sono stata con Belli. Io ho fatto un'intervista in cui ho detto la verità, lui stava con me e aveva delle prove. E voglio anche dire che il signor Biagio Danelli mi ha contattata nel 2014, dopo avermi vista con amici, chiedendomi cosa ci facessi con loro e mi ha ricontattata più tardi chiedendomi se potessimo vederci ed anche per questo ho i messaggi. Io non sarò una santa, ma ho le prove. Va in onda inoltre una lettera inviata da Caterina, che attacca la presunta amante di Belli. Noemi Dabbo non mi ha mai contattata, cerca solo pubblicità. Qualche tempo fa mi inviò su Instagram un articolo in cui si parlava di una paparazzata di lei con Alex, ma non do peso a queste cose, le risolvo in famiglia. Lei cerca visibilità, è scorretta, ha accusato una persona come Alex che non poteva rispondere perché è all'isola. Alex fa ciò che vuole, ma ci siamo chiariti, la Dabbo è conosciuta da tutti a Milano, sono anni che cerca un barlume di visibilità cercando di agganciare tutti.
Nelle cene che io e Alex organizziamo a casa nostra, l'abbiamo vista diverse volte, l'e-bucata ci scappa. In questo periodo di crisi abbiamo tutti bisogno di lavorare, la signora in questo momento ha solo la mia indifferenza, è una mitomane. La risposta della Addabbo è stata altrettanto forte. Una persona che dice io sia qua perché mi pagate l'affitto è ridicola. Stai giudicando le altre persone e non ti guardi tu, sei in una casa in cui i mobili sono ancora quelli dell'ex di Alex. L'intervento dell'istruttore in palestra infine viene messo in collegamento con la dorso, una persona che si dice essere un istruttore di una palestra frequentata da Noemi tempo prima. Sono un amico di Noemi, lei mi conosce, veniva in palestra dove credo lei si allena ancora. Il motivo della telefonata è molto semplice, la signorina veniva molto spesso in palestra, quando io ero di turno, e molto semplicemente abbiamo un software che registra gli ingressi. Si potrebbe controllare se la signorina fosse presente nel club in quei giorni in cui dice di essere con Belli. Noemi risponde piccata e infastidita, accusandolo di essere solo in cerca di visibilità. Non ho mai detto di aver passato tutti i weekend con Alex, ma è capitato spesso. Accetto tutto, ma non che intervenga qualcuno di cui a stento ricordo il viso. Chi se ne frega.